i problemi di alta quota, dei rischi di alta quota, e dico vabbè, però c'è anche da dire che colui che ha scritto la storia delle scalate in alta quota, delle più grandi scalate senza ossigeno, il primo a fare l'Everest senza ossigeno, il primo a fare la traversata di 28.000, il primo a fare tutto, gli mancava solo una salita invernale, e vabbè, quella l'ho fatta io, così ci siamo completati. Le ha fatte tutte senza le 10 dita dei piedi, questa è una cosa che non si sa, ma che la dice lungo sulla forza dei sogni. Io quando parlo di queste cose non voglio, quando parlo di montagna, dei pericoli di montagna, oppure della natura della montagna più che dei pericoli, non voglio descriverle come un ambiente ostile in cui non andarci, come l'acqua, ambiente ostile dove non andarci. Mi piace sempre concludere parlando della forza dei sogni. Tutti noi sogniamo, tutti. Però di solito abbiamo una fase comune, che è quella della notte. Tutti sogniamo e ci svegliamo la mattina e diciamo cacchio che bel sogno che ho fatto. Può essere riferito a dei sentimenti, a un progetto, allo sport, alla vita, a una realizzazione. Ci svegliamo la mattina e diciamo osti che bel sogno che ho fatto. E si ferma lì. A me piace dire che di sogni impossibili non ce n'è, non esistono. Bisogna dare le gambe però ai sogni. Se fosse così facile che quel bel sogno che abbiamo fatto una notte si tramuta in realtà, beh, tutti saremmo arrivati, tutti saremmo quello che vorremmo essere in tutto. Io spero che l'intervento che abbiamo fatto noi oggi serva per a qualcuno o a tutti credere nel dare le gambe ai sogni. Gli hanno detto che era impossibile andare a 150 metri. A Maiorca gli hanno detto, guarda che muori, ok? Lui aveva una laurea, probabilmente potevi fare il lavoro per cui hai studiato, e invece ha creduto in un sogno impossibile. Io ho cominciato a sognare di fare l'alpinista di mestiere quando avevo 14 anni, ho studiato anch'io, mi sono laureato anch'io, ma ho sempre lavorato su questi sogni. I ricercatori probabilmente, neanche nelle situazioni più scomode, ci hanno fatto vedere che si sono entusiasmati con persone che avevano un sogno e hanno aiutato queste persone a realizzare i propri sogni. Quindi io la conclusione che voglio dare a voi, anche perché qui ci sono tanti giovani, è che alla mattina quando vi alzate e avete avuto il bel sogno, è un po' che lo sognate, sappiate che siete a un punto di partenza. E fermarsi e dire che è stato un bel sogno non aiuta ad andare avanti. Non aiuta ad andare avanti né voi né il mondo. E quindi sarebbe bello che cominciate a credere nei vostri sogni e diventate refrattari a tutti quelli che vi dicono che i sogni sono impossibili, che più di tanto non si va. Io anch'io ho i miei sogni e scrivevo in un articolo che non c'è età per sognare. Questa è un'altra cosa fantastica della vita che stiamo vivendo qui. Non si sogna a 20 anni e a 50 ormai dovevo sognare e li ho persi. Ci sono tantissimi sogni a fare a 50 anni. Io sto vivendo dei sogni apparentemente stupidi, quest'anno nel pieno della carriera mi sono eclissato, sono sparito dalla circolazione per un po' di mesi e sono tornato pilota privato e commerciale di elicottero perché mi piacerebbe un giorno aprire il soccorso alpino in Himalaya. Hanno detto che non esiste nessun mezzo meccanico inventato dall'uomo che sia in grado di andare fino a 8.000 metri e salvare la pelle di qualcuno, e io ho risposto, chi l'ha detto? Questo è un sogno su cui sto lavorando. Hanno detto che oltre 8.848 metri sembra che sia il limite, che non si possa andare e stare. Mi sono eclissato anche lì per un po' di tempo e adesso da 2 anni sto lavorando a un progetto. Mi piacerebbe saltare fuori da un aereo a 14 o a 15.000 metri senza ossigeno. Saltare col paracadute, ovviamente. E quindi questo è un altro dei sogni che ho in testa. Sono tutte barriere che probabilmente non cambiano il mondo. Mi rendo conto che è più lodevole essere un microchirurgo, essere un medico, essere qualcosa che tangibilmente porta qualcosa a tutti noi quando ne abbiamo bisogno. Però mi sembra di capire che ci stanno quasi proibendo di sognare, o non abbiamo più voglia di sognare. Io spero che dal convegno di oggi sia venuta fuori invece che le grandi scoperte, come i grandi amori, nascono quando uno ci crede fino in fondo. Grazie. Grazie.
Grazie Simone Moro, a tutti i relatori. Io credo che possiamo dare spazio, se i relatori sono disponibili, ad alcune domande. Quindi chi vuol fare domande può rivolgere ai relatori. Devo, forse non sono conosciuto, sono il dottor Cristini, sono primario emerito della divisione di medicina dell'ospedale di Seriate, Lovere e Sarnico. Sono anche sono specialista in cardiologia, in reumatologia, in gerontologia e geriatria e in medicina interna, in pratica, perché ho fatto il primario di medicina. Forse mi dimentico qualcosa, ma non importa. Ho fondato la commissione medica del CAI di Bergamo insieme al dottor Sgherzi, perché sono anche un alpinista che ha toccato 7.000 metri dalla Concagua. Mi ha commosso l'ultimo relatore, Simone Moro, perché ha detto che ha fatto l'esperienza di dormire sopra i 5.000 metri per 5-6 volte. Devo dirvi che per ragioni particolari, che erano anche una distorsione che ho avuto mentre mi avvicinavo al campo base della Concagua nel 1986, ho dovuto rallentare la salita alla vetta partendo con la prima squadra, che dopo qualche giorno di acclimatazione è partita per salire sulla vetta attraverso i campi base, i campi successivi al campo base. Ebbene, sono partito con la prima squadra perché zoppicavo, avevo gli esiti di una distorsione che mi ha consentito di rimettere il piede nello scarpone solo privandomi di un calzettone e avendolo previsto quasi prima, istintivamente, se no non sarei salito. Sono salito zoppicando. Ebbene, per questo io ho rallentato, sono passato dalla prima squadra alla seconda a metà del percorso, anche perché uno è stato male per il mal di montagna al primo campo alto. Non devi farci una relazione. Sì, comunque posso dire che sono uno dei medici bergamaschi che è stato in una quota, vabbè, abbastanza sensibile, 7.000 metri, e sono arrivato ultimo, ma sono arrivato. Ma poi sono anche esperto di una malattia rara che si chiama porfiria acuta intermittente, che è spiegata oggi con una spiegazione endocrina, e io da endocrinologo mi sono aggiornato. Dunque, la sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico, che spiega praticamente anche con l'ipossia dell'alta quota come mai si arriva all'edema cerebrale e all'edema polmonare. Praticamente l'ipossia comporta, è una sindrome di recente acquisizione dagli endocrinologi, comporta una ritenzione di acqua distillata nel sangue provocata da una disfunzione della post-ipofisi. Scusa, perché questa è una relazione. No. Fai una domanda ai relatori in modo tale che poi dopo si apra una discussione con tutti questi giovani. Un anno e mezzo fa abbiamo parlato ancora di mal di montagna al CAI, sempre con l'aiuto della Gavazzeni, con l'aiuto del professor Parati, che ha fatto un'esposizione meravigliosa di tutti i dettagli della ricerca in alta quota. Bene, mancava lì, anche lì, quell'esposizione, quella sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico, perché è troppo recente per un cardiologo. Io invece sono anche un endocrinologo. Bene, quello che volevo dire, abbiamo fatto ancora una conferenza sulla differenza maschio-femmina in alta quota, recente, con un medico francese che ha diretto anche delle spedizioni. Anche lui non ha accennato a questa sindrome, che spiega meglio di quanto detto finora il perché si ha l'edema polmonare, cerebrale, la bradicardia, eccetera eccetera. La donna, dalle ultime ricerche, la donna in alta quota. Scusa, però stiamo monopolizzando la discussione senza arrivare a un succo e togliamo l'opportunità ai ragazzi di fare una domanda. Quindi in 2 secondi ho la domanda e devo togliere la parola, mi spiace. Allora, due domande voglio fare. Intanto lodo tutti, perché è stato, mi ha entusiasmato anche la relazione del sommozzatore,
perché io sono da Bergamasco, vado in alto ma sott'acqua, ho imparato tardi a nuotare e mi